Ok, allora oggi proveremo quindi insieme l'1-2-3 Perfect di Bourjois. Che cos'è? Questo è un fondotinta perfezionante, dice che dura fino a 16 ore, ha tre pigmenti correttivi per zero imperfezioni, il pigmento giallo antiocchiaie, il pigmento mauve lilla, dovrebbe essere un colorito spento in teoria. Il pigmento verde contro i rossori. Dovrebbe avere un finish flawless, quindi molto leggero. Io l'ho già provato. Questa è la colorazione 51 vanilla. È contenuto in una boccettina di vetro, a differenza del Bourjois Healthy Mix Serum, il fondotinta in gel che avevo e che praticamente è terminato, c'è solo forse un paio, ci sono un paio di applicazioni. Dell'Ilti Mix Serum avevo la 52 Light Vaniglia, invece del 1-2-3 Perfect ho il numero 51 Light Vanilla. In realtà non l'ho fatto apposta, nel senso, sicuramente se mi fossi ricordata che dell'Ilti Mix avevo il 52, avrei preso sicuramente il 52 anche di questo fondotinta qui. Guardando gli swatch comunque online, mi sembrava più simile alla mia tonalità il numero 51 Light Vanilla e quindi ho preso questo. Alla fine sono identici. Allora, insieme poi proveremo il Pro Conceal HD High Definition Concealer di L.A. Girl. Qui praticamente io ho acquistato due tonalità, Light Ivory e il Porcelain, tutte e due chiarissime, veramente tanto tanto chiare. Speravo che questo fosse un pizzichino più scuro e aranciato per le occhiaie, ma in realtà non è tanto correttivo. Non fa niente perché comunque ho altri correttori aranciati, quindi non era non è un grande, grande problema. Comunque, questi correttori me li ha suggeriti Lilly, che è una ragazza, in realtà una mia amica, che ho conosciuto diversi anni fa a Bologna al Cosmoprof. Anche lei ha un canale su YouTube perché in realtà ha un negozio di abbigliamento. E quindi io ve la volevo segnalare perché, vabbè, è molto competente perché è ciò che ha studiato moda. E ha aperto appunto questo canale per comunque dare qualche spunto sulle ultime tendenze, gli abbinamenti utili, o vi fa vedere anche i capi che ha in negozio. Vi lascio comunque da qualche parte tutti i suoi riferimenti, e io le mando un bacio perché comunque mi aveva suggerito questi correttori che in realtà avevo già adocchiato e volevo provare, quindi ho aspettato che rientrasse Batiste, lo shampoo secco, e poi li ho ordinati. Quindi sono molto molto contenta e poi proveremo insieme i lipstick Endless Love della collezione limitata di Kiko Best Friend Forever. Io ho preso la tonalità 04 Romance Cyclamen. Non sono madrelingua in inglese, quindi se sbaglio qualche pronuncia non fa niente. Allora, inizio con applicare l'1-2-3 Perfect. Vi so già dire che è un fondotinta un pizzico pizzico cipriato, quindi va bene per una pelle normale e a volte magari una pelle un po' mista, ma non troppo. Io infatti non mi aspettavo questo effetto così cipriato, che non è effettivamente molto forte, però comunque io lo avverto. Infatti non applico la cipria quando uso questo fondotinta. Ce l'ho da nemmeno una settimana, però da quando ce l'ho l'ho usato ogni giorno proprio per testarlo.
Quindi in questo video non solo vi faccio vedere l'applicazione, ma vi posso dire anche un po' le mie impressioni. Appunto è un fondotinta che si applica facilmente, si sfuma facilmente. Io faccio due applicazioni perché comunque è leggero, va a coprire sicuramente i rossori, soprattutto se avete dei rossori sulle guance o attorno al naso. Ed è appunto cipriato, quindi alla fin fine, avendo io una pelle da normale a secca, non mi conviene applicare la cipria. È un fondotinta che effettivamente dura abbastanza, 16 ore, non mi ricordo se l'ho testato per 16 ore continue, probabilmente no, perché generalmente io mi trucco sempre verso l'ora di pranzo o dopo pranzo e ho il fondotinta più o meno fino alle 10 di sera. E comunque è un fondotinta che non si sente sulla pelle, quindi molto leggero, impalpabile, però mi piace proprio perché ha questa bellissima coprenza. Ora per esempio io ho tre brufolazzi, uno qui e uno qui, e le macchioline qui un pizzichino comunque me le ha coperte e mi piace, anche i rossori attorno al naso che oggi non ho particolarmente tanto perché mi sono svegliata tardi e non ho starnutito. Io starnutisco soprattutto la mattina presto. E, nel frattempo ho applicato un altro po' di fondotinta e lo sfumo con un pennello da correttore. E praticamente quindi non ho tanti rossori attorno al naso proprio per questo motivo qui. Mi avvicino un po' con la fotocamera, così vedete l'effetto. Ah, ovviamente si può applicare anche con i polpastrelli, solo che io non amo applicare i fondotinta con i polpastrelli, che non amo sporcarmi, perché già mi lavo le mani non so quante volte al giorno. Lo applico anche un po' sulle palpebre. Ok. Ok, allora, questa è l'applicazione di una passata e poi un altro po' di prodotto appunto sui brufoletti. L'effetto è, si asciuga all'istante e l'effetto è leggermente cipriato, ma non fastidioso per chi come me ha una pelle secca, tendenzialmente secca. Non evidenzia molto i peletti che si hanno sul viso, non evidenzia tanto ovviamente tutte le rughette di espressione, perché comunque è un fondotinta molto molto leggero, si asciuga in fretta e mi piace abbastanza, devo dire. Comunque non è una cosa che mi dà fastidio, la pelle comunque non la sento tirare o asciutta, quindi comunque l'effetto mi piace. Adesso andiamo a provare i correttori di L.I. Girl. Io vado a provare sull'occhio il Light Ivory, non il Porcelain perché è molto chiaro, e ho riscontrato un problema. Praticamente questo correttore qui mi è arrivato completamente zuppo, pieno d'acqua, nel senso che quando l'ho aperto usciva l'acqua e non usciva il prodotto. L'ho dovuto proprio miscelare non so quante volte e il prodotto non esce in maniera super omogenea. Forse adesso, ecco, adesso sì, ma ieri veramente era inutilizzabile. Io, ecco, oggi veramente esce in maniera decente, ieri non si poteva quasi utilizzare. Lo vado a sfumare con il pennello di Real Techniques, il numero 200. Non applico il correttore aranciato né sulle occhiaie né sulle venuzze verdi, proprio per farvi vedere comunque la coprenza, che devo dire non è malvagia. Lo percepisco come un correttore idratante, non troppo,
ma comunque idratante, non si è infilato, poiché questo è il secondo giorno che lo utilizzo, vi posso dire che ieri non si è infilato nelle rughette di espressione. A me generalmente il correttore si infila qui, proprio all'inizio, ci sono due piccole rughette. Prima erano di più, adesso va. Non so se a furia di utilizzare oli. Boh. Ho visto che aveva fatto proprio due micro righine che vedevo solo avvicinandomi, proprio quasi appiccicandomi allo specchio. Quindi è una cosa che notavo io perché so che lì ci sono due rughette un pizzichino più evidenti, ma comunque veramente a occhio nudo una persona che mi guarda di fronte che ho di fronte a me non le noterebbe mai e poi mai. E faccio le sopracciglia con la matita di Kryolan, è una matita labbra in realtà, la 109 bronzo scuro. Comunque sono delle matite dure che tengono abbastanza, devo dire. Poi comunque io sopra le fisso sempre un po' con il gel per sopracciglia, la matita per sopracciglia, quindi comunque non c'è rischio che la matita scompaia, anche perché io poi sopra ci applico sempre un po' di polvere del kit di Wet n Wild per le sopracciglia, giusto per dare un alone un po' rossastro alle sopracciglia. Queste sono le sopracciglia fatte. E sono similissime al colore dei miei capelli. Adesso andiamo a provare i due prodottini della Best Friend Forever di Kiko. Io ho preso la tonalità 04, il rossetto è fatto così con questo cuore che svela il colore del rossetto, e poi ho preso anche la matita automatica a lunga tenuta perché effettivamente sono molto molto comode. In realtà, tutte pensavano, in realtà pensavo anch'io che fosse scomoda questa forma a cuore, invece permette di disegnare le labbra perfettamente. Non immaginavo. E questo è il rossetto applicato insieme alla matita. Questa è la quantità di prodotto. Allora, Maggie, lui dopo la puntata va da Valentina. Immaginavo. Vediamo. Allora, ho applicato l'Outrageux Volume di Sephora, il Dramatic Volume Mascara. Non è quello lì, l'Outrageux Curl, che in realtà avrei voluto acquistare. E, in realtà, Ornella, sotto al video, tra i commenti del video haul, quando l'ho mostrato mi ha detto: no, guarda, hai sbagliato. E effettivamente lì poi mi sono resa conto, ovviamente, di aver sbagliato e quindi da che non avrei voluto aprirlo, ho
Oggi ho pensato di farlo, in realtà l'ho già fatto qualche giorno fa, l'ho testato per la prima volta qualche giorno fa quando avevo già registrato questo video qui, che non sono riuscita a montare completamente. Perché ho detto, beh, tanto ho sbagliato mascara, a questo punto lo apro perché sono troppo curiosa di vedere se, come mi aveva detto Ornella, non fosse eccezionale come mascara. A dire la verità, mi ha stupito perché come mascara mi piace, sulle mie ciglia ha un bell'effetto. La prima volta mi ha sconvolto un po' lo scovolino che raccoglie davvero tanto prodotto. Infatti la prima volta l'ho pulito per non so quanti minuti vicino il mascara vero e proprio, però poi dalla volta successiva, siccome non mi era piaciuto tanto questo effetto di scovolino super pulito, ho deciso di provarlo senza pulirlo, esattamente come ho fatto oggi. L'effetto è molto bello, molto volumizzante, non super effetto ciglia finte, ma comunque l'effetto è molto bello. Ho fatto due o tre passate, se ricordo bene, e non ho insistito tanto perché io quando applico il mascara da sola, senza davanti alla videocamera, ecco, senza voi, mi avvicino tanto allo specchio perché non ci vedo e ho bisogno di stare tanto vicino allo specchio, soprattutto perché io spesso mi macchio con gli scovolini. Questa volta non mi sono macchiata, telefono, questa volta non mi sono macchiata semplicemente perché ci sono andata molto piano. Infatti, la seconda volta che l'ho applicato, l'effetto era molto più drammatico, molto molto bello, quindi per me al momento è promosso. Bisognerà comunque vedere poi come si comporterà nel tempo. Fatemi sapere se voi l'avete provato, quindi l'Outrageux Volume, il Dramatic Volume Mascara di Sephora. Ebbene, quindi questo è tutto. Abbiamo provato insieme l'1-2-3 Perfect nella tonalità 51 di Bourjois, i due fondotinta Pro Conceal di LA Girl e poi i due prodottini della collezione Best Friend Forever di Kiko, che sono appunto prodotti labbra, rossetto e matita no transfer. Io spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti e vi rimando anche al video dell'applicazione e della scoperta, penso, boh, non lo so, di questo nuovo prodotto per fare la riga di eyeliner. Al momento due righe di eyeliner diversi perché appunto scopritelo insieme. Vi lascio da qualche parte il video, io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!